spesso chi vive ai margini è relegato nel proprio ghetto mentale. Crede che l'unico mondo che esista è il proprio quartiere, sono le mura del quartiere. Sono la nuova voce di Scampia, spontanea e innovativa, A67. Una voce che racconta la quotidianità del quartiere napoletano, tra paure e dignità. Storie di gente in cerca di riscatto per arginare l'erosione sociale e morale di un luogo divenuto oramai insostenibile. Periferia, non è Scampia. Paradossalmente le idee più forti, le innovazioni, il talento sta nascendo proprio in periferia, è come se si fosse spostato un po' il baricentro. Il centro è diventato periferico e la periferia è diventato centro, quindi non c'è una linea generale, non c'è una regola. Cinque ragazzi cresciuti nella cornice delle cosiddette zone 167, cuore pulsante di Scampia, palazzi edificati in fretta e furia dopo il terremoto dell'80 in Irpinia. Avrebbero dovuto ospitare i terremotati, sono diventati un feudo della camorra. Una delle zone più critiche della città partenopea, secondo la relazione della direzione investigativa antimafia. Teatro di scontri tra il clan di Lauro e il cartello dei cosiddetti scissionisti. Trovare il coraggio di parlare, di cantare la lotta alle mafie nelle strade di Scampia non è facile. Noi abbiamo fatto un disco nel 2005 che si chiamava A Camorra Son Io, cioè La Camorra Sono Io, proprio per sottolineare l'aspetto culturale della camorra e come nessuno può chiamarsi in realtà fuori da questo concetto, da questo sistema. Quindi credo sia fondamentale che ognuno di noi inizi a riflettere sul camorrista che c'è in ognuno di noi e su quello che può fare nel proprio piccolo. Sono le nuove generazioni i soggetti più a rischio. Facile manovalanza della criminalità organizzata. Solo il 10% ha un titolo di studio, mentre più della metà è disoccupato. Sono loro i protagonisti assoluti di Suburb, ultimo lavoro degli A67, cultura suburbana, simile in tutte le città del mondo, da periferia in periferia, da Napoli a San Paolo. Parole e musica che raccontano una vecchia attitudine quasi gattopardesca, l'idea che quello in cui si è cresciuto il quartiere è il miglior mondo possibile. Un'isola periferica in un mare metropolitano, perché oltre la costa, oltre il confine, non esiste altro mondo. Sendo trabalho, correria, todo mundo se envolvendo. Então, não perco tempo, estou desocupado de mostrar como vivo desse lado. Calisto nasce nelle favelas di San Paolo, ancora giovane, ha già una storia difficile dietro le spalle, fatta di povertà e piccoli crimini. Eu digo zona sul. Quando eu canto, eu consigo fechar o mundo, né, a minha volta, esquecer dos problemas e só transmitir paz, alegria, amor. Gli A67 saranno in tour tutta l'estate, dal nord al sud del paese, canteranno le storie dell'altro mondo per chi non ha ancora occhi per vederlo. Non permettiamo, uomini, che le nostre terre diventino luoghi di camorra, diventino un'unica grande gomorra da distruggere. Non permettiamo, uomini di camorra, non bestie, uomini come tutti, che quello che altrove diventa lecito trovi qui la sua energia illecita. Non permettiamo che altrove si edifichi ciò che qui viene distrutto. Create il deserto attorno alle vostre ville. Non frapponete tra ciò che siete e ciò che volete solo la vostra assoluta volontà. Ricordate. Allora il Signore fece piovere dal cielo su Sodoma e Gomorra zolfo e fuoco. Egli distrusse quelle città, tutta la pianura, tutti gli abitanti delle città e quanto cresceva sul suolo. Ma la moglie di Lot si volse a guardare indietro e diventò una statua di sale. Dobbiamo rischiare di divenire di sale.
dobbiamo girarci e guardare cosa sta accadendo, cosa si accanisce su Gomorra. La distruzione totale, dove la vita è sommata o sottratta alle vostre operazioni economiche. Non vedete che questa terra è Gomorra? Non lo vedete? Ricordate, quando vedranno che tutto il suolo sarà zolfo, sale, arsura, e non vi sarà più sementa, né prodotto, né erba di sorta che vi cresca come dopo la rovina di Sodoma, di Gomorra, di Adma, che il Signore distrusse nella sua ira e nel suo furore. Si muore per un sì o per un no, si dà la vita per un ordine o una scelta di qualcuno. Fate decenni di carcere per raggiungere un potere di morte. Guadagnate montagne di denaro che investirete in case che non abiterete, in banche dove non entrerete mai, in ristoranti che non gestirete, in aziende che non dirigerete. Comandate un potere di morte cercando di dominare una vita che consumate nascosti sottoterra, circondati da guardie a spalle. Uccidete e venite uccisi, in una partita di scacchi il cui re non siete voi, ma coloro che da voi prendono ricchezza, facendovi mangiare l'un con l'altro, fin quando nessuno potrà fare scacco e ci sarà una sola pedina sulla scacchina. E non sarete voi. Quello che divorate, qui lo sputate altrove, lontano, facendo come le uccelle che vomitano il cibo nella bocca dei loro pulcini. Ma non sono pulcini quelli che imbeccate, ma avvoltoni. E voi non siete uccelle, ma bufali, pronti a distruggersi in un luogo dove sangue e potere sono i termini della vittoria. È giunto il tempo che smettiamo di essere una Gomorra.